Presidente, grazie per questo invito, a cui io mi sento un po' inadeguato e abbiamo parlato del tema. Io soprattutto ho trattato nei miei studi la seconda parte, il rapporto fede-democrazia, meno la cultura della comunicazione e dell'incontro, che cercherò invece di sviluppare con voi oggi. Mi permetta però di dire un grande grazie a Don Domenico e al Presidente Melodia, che appunto in questi anni mi hanno sempre accompagnato e dato fiducia e mi hanno permesso anche di crescere appunto nella Chiesa italiana nel servizio a Luxi. E questo ve lo dico di cuore e senza appunto utilizzare una dimensione di circostanza come può essere questa. Allora, io vorrei riflettere con voi su una dimensione importantissima che io vedo delicata e abbastanza urgente, cioè come entra l'uomo e la donna credente nello spazio pubblico oggi e che cosa possiamo dire di significativo, come possiamo porci, che testimonianza possiamo dare. Perché guardate, un tema urgente che dalla politica non fa emergere è questa dimensione della laicità, che rischia di diventare una laicità francese che assurge a religione di Stato, quando invece per noi, nel nostro ordinamento e nella nostra tradizione, la laicità è fondata sulla libertà religiosa. E allora come chi crede può entrare nello spazio pubblico e portare la propria testimonianza, la propria idea e la propria visione bella di mondo, di uomo e di società? E come noi la narriamo? Non so, ieri sera ad esempio è iniziato il Grande Fratello, che ha almeno tre grandi radici all'interno e comunica questo: distruggere l'altro per andare avanti, devi essere amico prima di distruggerlo e poi distruggerlo, vincere il premio, questa è la logica che comunica, e poi che cosa fa per diventare famoso. Allora, se queste sono le tre cose che noi stiamo comunicando nelle reti grandi, noi dobbiamo porci una domanda. Se, come diceva Don Domenico, le cattedrali del nostro tempo si sono spostate dalle grandi appunto cattedrali religiose ai centri commerciali al sabato e la domenica, noi dobbiamo capire come noi possiamo narrare la vita buona appunto del Vangelo anche a quelle persone che celebrano in quel contesto. Allora, io riprenderò tre grandi temi della lettera sulla comunicazione al servizio di un'autentica cultura dell'incontro, scritta da Papa Francesco per la 48esima giornata mondiale del 1 giugno. A me sembra che Papa Francesco ci ponga una sfida in più quest'anno, che è questa. Lui dice: comunica autenticamente solamente colui che ha il coraggio di farsi prossimo. È un linguaggio un po' svalutato per noi, no? Perché di fatto è il linguaggio che usiamo sempre. Però c'è qui una chiave ermeneutica che lui offre quando lui spiega chi è il mio prossimo in Luca 10:29 e dice questo: chi comunica, infatti, dice il Papa, si fa prossimo. E il buon samaritano non solo si fa prossimo, ma si fa carico di quell'uomo che vede mezzo morto sul ciglio della strada. Gesù inverte la prospettiva, qui c'è la chiave ermeneutica. Non si tratta di riconoscere l'altro come un mio simile, ma della mia capacità di farmi simile all'altro. Allora, qui c'è una conversione, poi lo spiegherò, una conversione secondo me morale, antropologica, sulla quale noi, proprio nel mondo cattolico, dobbiamo concentrarci e analizzarla bene oggi. Perché se no altrimenti rimaniamo appunto nella prima dimensione, cioè nel riconoscere l'altro come un mio simile. No, il Papa dice: nella mia capacità di farmi simile all'altro, la persona che non sta bene ed è stata umiliata. Quindi comunicare significa quindi prendere consapevolezza di essere umani, quindi anche figli di Dio, e conclude il Papa: mi piace definire questo potere della comunicazione come prossimità. Altra, parola che appunto è una chiave fondamentale. Allora, se voi vedete la dimensione del chi è il mio prossimo quando io comunico, ce la dà per il Papa la parabola del Samaritano. Perché? Perché questa parabola offre un decalogo al comunicatore e il decalogo è fatto dei 10 verbi che Luca e la sua comunità usano. E quali sono? Lo vide, si mosse a pietà, si avvicinò, scese, versò, fasciò, caricò, lo portò, si prese cura, pagò,
fino al decimo verbo, al mio ritorno salderò. Questa è una dimensione molto esigente per noi, molto esigente, perché deve riconvertire le nostre conversioni interne. Allora, quando adesso io ho riletto il memoriale scritto da Pedro Fabbro, che è questo gesuita, primo del gruppo appunto di Ignazio e degli altri compagni, che il Papa ha, diciamo così, elevato agli altari e l'ha fatto diventare santo. Questa persona, che è stato mandato in Germania, lui non chiedeva di convertire i protestanti, ma chiedeva ai cattolici di riprendere la bellezza della loro fede, della loro tradizione, per poi porla nello spazio pubblico e su quello confrontarci. Poi la compagnia è entrata in minoranza sotto questa linea, perché il Canisio ha ripreso una linea diversa, ma lì c'è un'intuizione che questo Papa, a mio giudizio, ha. Quindi questo decalogo del comunicatore è fatto di questi 10 verbi. E il concetto chiave per la comunicazione moderna, per il Papa e per la Chiesa, non è più quindi la sola presenza, perché noi possiamo dire è presente chi comunica, e quindi lì è testimone, no, ma è la connessione. Cioè, si è presenti solo se si è connessi, altrimenti per il Papa non si comunica. Si entra in rete per sperimentare o incrementare una qualche forma di prossimità. Ora, la prossimità è ciò che è alternativa all'aggressione. O noi ci facciamo prossimi. Quindi, allora, il comunicatore ha due possibilità: o aggredisce il suo interlocutore o si fa prossimo. Con i 10 verbi. Queste sono le due per il Vangelo e per questa chiave ermeneutica che il Papa ci dà, che lui riprende da un suo discorso del 2002, comunicatore in Argentina. Dunque lui riprende e ribalta e dice: ci sono due modi per comunicare, o farsi prossimi, o l'opposto della prossimità è l'aggressione. E l'aggressione noi sappiamo che è quella dimensione, appunto, che umilia, che distrugge e che appunto lascia appunto la persona senza dignità a terra. Ora, questa dimensione però cambia un aspetto antropologico molto grande. Noi, rispetto al cammino della comunicazione che fino a 10 anni fa ha animato il nostro agire, noi oggi, con l'avvento della rete, con l'avvento di internet, non abbiamo più quella dimensione antropologica che era il cammino, in cui la persona che lo faceva aveva, delle persone che punti di riferimento, che quel cammino l'avevano fatto e gli avrebbero potuto dire: guarda, stai attento, perché la strada è fatta di questi pericoli, se esci puoi incorrere in queste preoccupazioni o in questi appunto pericoli. Oggi invece la dimensione antropologica della comunicazione che noi viviamo è quella della navigazione, dove tutto è più diverso e dove tutto è anche molto più incerto. Perché se non abbiamo un faro, una stella cometa, no? Che anzitutto sorge da noi e poi la si riscontra nella realtà, e diventa difficile navigare, perché sono troppi pericoli, e molti di più rispetto a una strada che ha un percorso delimitato. Ora, questa dimensione, se noi non la accogliamo e non la facciamo nostra, anzitutto ci rende incomunicabili con le giovani generazioni, che vivono di navigazione, con il rischio appunto di tornare al punto in cui sono arrivati. E allora, dunque, sperimentare su di noi gli effetti della comunicazione, di questa navigazione, e poi cercare di dire qualche cosa di significativo, essendo appunto in rete ad altri. Quindi non bastiamo più a noi stessi, perché prima bastava l'esperienza che ti diceva se sei fuori o dentro la strada. Oggi invece hai bisogno di un aiuto anche di un altro, che ha una bussola magari più forte della tua. L'altra cosa è che questa dimensione della navigazione non ci permette più di giocare con un'altra trappola, più diciamo mentale che non reale, a mio giudizio, che è quella che usiamo molto nel mondo cattolico, di pensare che la rete, la nuova comunicazione, sia il mondo virtuale. Ora, io perché vi dico che non dobbiamo cadere in questa trappola? Perché a livello di responsabilità umana, pensarci nel virtuale e non nel reale ci porta a limitare anche la nostra responsabilità di uomini e donne morali. Pensate solo al grande tema delle transazioni finanziarie illecite, la pornografia,
l'azzardo, la dinamica degli affetti. Molte persone vivono amori che noi chiamiamo virtuali, ma invece sono amori reali, perché spaccano poi le famiglie, le dividono. E noi che le accompagniamo, anche per noi in questo mare della rete, è difficile anche per noi capire qual è il senso da dare, come aiutare, come accompagnare. Rimaniamo a bocca aperta. Ora, noi non possiamo limitarci a dire che questo sia mondo virtuale. Perché? No, perché effettivamente è mondo reale. È vita spesa. Quindi il punto è che dal dato antropologico che il Papa pone, io vorrei dirvi che si pone una questione per noi che comunichiamo, una questione soprattutto spirituale. Pensando al termine spirituale come gli americani lo definiscono, cioè al senso della vita che illumina le grandi domande. Chi sono? Verso dove andiamo? Qual è il senso della morte? Il senso del vivere? Cioè, o la nostra comunicazione comunica e veicola anche questa dimensione, o se no appunto siamo come delle barchette che vanno avanti e indietro ma non hanno un orizzonte verso cui andare. Questa, se noi non facciamo questo, il mondo della comunicazione anche nostro, soprattutto nostro, guardate, sembra fatto a spirale, cioè risucchia senza dare tempo di fermarsi. È una spirale che ti prende, non abbiamo tempo. Non abbiamo tempo per studiare, non abbiamo tempo di meditare, non abbiamo tempo di trasformare il silenzio in parola. Invece la compassione, invece di essere velocità per il Papa, è anzitutto silenzio e sguardo. Se voi leggete la lettera, c'è proprio questo passo. È per questo che comunicare può produrre due modi alternativi. Da una parte genera comunione, dall'altra genera faziosità e divisione. E non c'è modo... Gli esempi sono molti. O si è maieutici e si accompagna le persone a dei processi, o se no diventiamo dei gladiatori anche noi, che entriamo nello spazio pubblico appunto, con delle nostre posizioni, e gridiamo appunto come molto spesso si grida. Ma questo non aiuta. Allora, ritornare ad essere contemplativi in azione, cioè avere quella capacità di leggere e rileggere l'esperienza vissuta per dare una notizia, perché una notizia data abbia la capacità di creare prossimità, è per noi urgente. È per quello che l'ordine sta tentando di risalire questa corrente che ha un po' trascurato, che è quella della formazione. Allora loro la riprendono dalla deontologia, ma a mio giudizio la deontologia non basta. Secondo me ci sono dati antropologici e soprattutto c'è una visione etica di mondo e che è un po' da riproporre. Perché la deontologia sarebbe, permettetemi questo schema morale che Monsignor Pompili, avendo fatto con me morale, conosce, è ancora troppo eteronoma, cioè non tocca il cuore. È ancora una cascata di principi che si aggiunge ad altri principi, ma che se non li credi non li puoi vivere. Dove noi viviamo il principio? Quando nasce da dentro e lo incontri in uno spazio pubblico con altri che te lo condividono. Allora noi siamo anche in una dimensione, nello spazio pubblico, di ridefinizione di quei grandi principi, di quella grande condivisione che è appunto il capire su cosa vale la pena scommettere perché la società venga costruita e lo Stato venga garantito nei suoi principi costituzionali e per noi appunto anche come far entrare i principi della dottrina sociale della Chiesa, perché principi costituzionali e principi della dottrina della Chiesa costituiscono una griglia che sono il discernimento per ogni problema. Ora, che cosa noi abbiamo fatto nel comunicare e nel comunicarci? La divisione politica, partitica, diciamo, in quasi due schieramenti, che cosa ha fatto? Ha bipolarizzato anche le nostre parrocchie e la nostra Chiesa. E allora noi, per non parlare più della dimensione politica, perché la nostra fede è già una dimensione politica, abbiamo innalzato il livello cultico. Senza però formare una generazione, adesso siamo in debito, su questo, di persone, di donne e di uomini che potessero invece entrare con la propria fede, il proprio credo e farsi appoggiare appunto anche dalle comunità cristiane nello spazio pubblico. Ritorniamo al Papa. A un certo punto il Papa, il 16 marzo del 2016, incontrando i rappresentanti di media, aveva precisato: voi, dice, avete la capacità di raccogliere ed esprimere le attese e le esigenze del nostro tempo, di offrire gli elementi per una lettura della realtà, riconoscendo loro, appunto ai comunicatori, a noi,
cosa fonda la nostra spiritualità. Cioè, il missionario per lui, l'abbiamo scritto su Civiltà Cattolica nell'ultimo, nel numero 3927, è chiamato non solamente ad annunciare il Vangelo, questo lo diamo per dato, ma anche e prima ancora a riconoscere le attese profonde che l'uomo sperimenta e quindi a leggerle alla luce del Vangelo, alla luce della fede. Questo è ancora prima della, appunto, della narrazione del Vangelo. Quindi il capire che cosa si muove nel contesto, il cosa si muove nel contesto. Dunque ci sono 5 criteri che noi gesuiti usiamo per analizzare i mondi che cambiano e soprattutto li insegniamo nei nostri collegi, quando appunto i ragazzi appunto che accompagniamo hanno questa pedagogia che noi chiamiamo ignaziana. Questa pedagogia si basa su 5 pilastri. Allora, la lettura del contesto, la dimensione dell'esperienza, quindi capire che tipo di esperienza si sta vivendo oggi, perché questa insegna già. Per Ignazio è fondamentale la vita di esperienza, la rielaborazione davanti a Dio e al Signore dell'esperienza che io ho fatto, per le cose buone ma anche per le cose non buone, è l'arte del discernere. La riflessione sull'esperienza, quindi capire che dimensioni mi dà come principi, come valori, come umano, in quanto umano che va speso e valorizzato. La dimensione dell'azione, poi capire, no, rispetto a quello che si sta vivendo, come possiamo agire, e poi anche una valutazione fatta insieme, perché io non basto a me, ma è di per sé la Chiesa è una comunità, e non a caso non siamo monadi, ma siamo, è la comunità che di fatto esprime la Chiesa, la fede del credente. Ora dobbiamo, per il Papa, ascoltarci e imparare tra noi e dagli altri, tra noi e dagli altri. Ora, questo che cosa vuol dire? Si declina nelle varie realtà, questa dimensione. Per me, da gesuita della Civiltà Cattolica, è capire nel mio mondo vitale che io tratto, quindi società e politica, cosa si muove lì, e poi mediarlo con gli scrittori con cui io vivo, perché questa è la mia vita. E nelle vostre redazioni, nel vostro mondo, per voi sarà analogamente a questo. Ma non lo possiamo fare da soli e non lo possiamo neanche imporre, perché dal momento in cui lo imponiamo c'è un crack relazionale e non ci seguono più. L'altra cosa è che la velocità dell'informazione sta bloccando la capacità di giudizio e può portare all'isolamento dovuto, dice il Papa, alla connessione continua. Ed è per questo motivo che diventa centrale un'affermazione che la Chiesa ribadisce in tutta la sua portata antropologica: la comunicazione è una conquista umana, non tecnologica. Cioè, noi non dobbiamo, diciamo così, preoccuparci o inseguire, se apparteniamo a generazioni che non è quella dei nativi digitali, di tutte le applicazioni che escono o di come funziona internet. Ma dobbiamo capire invece come stare in questo tipo di mondo, con che proposta stare, con che discrezione anche stare. Perché la comprensione della Chiesa che chiede di abitare nuovi mezzi di comunicazione ha un filo rosso che appunto nella storia ci viene consegnato anche a noi e che già Benedetto XVI lo aveva detto. L'altra cosa che vi vorrei su cui vorrei veramente centrarmi è un'altra questione che è molto cambiata. Allora, cosa è cambiato per noi comunicatori con l'avvento della rete, fondamentalmente? È cambiato il nostro mestiere. Perché? Perché mentre prima il comunicatore doveva reperire una notizia, verificarla, selezionarla, gerarchizzarla, interpretarla, contestualizzarla, commentarla e presentarla al pubblico, oggi con la rete tutto questo non c'è quasi più. Ma che cosa ci rimane? Questo l'ho scritto, l'abbiamo scritto anche come Uxi, l'abbiamo scritto anche su Dex. Ci rimane l'interpretazione della notizia e la contestualizzazione. Delle tante notizie che vengono date, e che vengono magari date prima dai blog, o magari una notizia viene, una foto, immaginate, non so, tutta la questione della nave che è affondata sull'isola della Concordia, ma erano i privati che avevano dato la notizia. Anche le immagini erano state date a loro, ma prima era impensabile una cosa di questo genere, era il comunicatore che doveva fare una dimensione di questo genere. Oggi invece al comunicatore di professione, che cosa gli rimane?
e che è il tema centrale anche per difendere e rinforzare la democrazia, quello di interpretare le notizie e di contestualizzarle. Poi c'è un'altra dimensione che secondo me dobbiamo anche noi come, diciamo così, come mondo cattolico riflettere meglio, è la dimensione della certificazione. Molti anche dei nostri siti, delle nostre informazioni che diamo, non sono informazioni corrette, ma sbagliate teologicamente, e possono essere un pericolo. Ora, qual è il problema? Possono essere una trappola per chi si sta educando e sta crescendo nella fede, pensare che il sito del Vaticano o della CEI sia uguale al sito del Pinco Pallino che si è alzato la mattina e ha pensato di fare un blog o manda in Twitter tutta una serie di informazioni. Lì vanno verificate, noi dobbiamo capire come far a certificare, non a impedirlo, ma come far a certificare, perché questo è un servizio che noi diamo alla cultura della comunicazione, sia all'interno di Intra che all'esterno. C'è una condizione che però il Papa chiede: dobbiamo anche tra noi, ma questo lo sappiamo, rompere il servizio e il circolo appunto vizioso di quello che lui chiama dell'autoreferenzialità. Diventiamo tautologici. Se noi non, diciamo così, non ci facciamo generare e rigenerare. Ora, la dimensione, secondo me, fondamentale per noi è quella di rigenerare eventi di coscienza personale e comunitaria perché possa essere rilanciata quella che è la dimensione teologica della speranza, che è un bene che non si compra, ma che è l'unico che muove non solo il mondo ma anche la società, muove i progetti, muove i disegni per poter stare insieme, ci permette appunto di incontrarci in una certa maniera. Questa dimensione del formare la coscienza personale e comunitaria non solo è un evento che noi dobbiamo riprendere, ma lo possiamo solo fare noi, proprio perché noi diciamo così, abbiamo tutta una serie di categorie che la tradizione spirituale, almeno dal 500 a oggi, ci fornisce, che non riprendere sarebbe sprecarle. Sto pensando alla dimensione del discernimento, sto pensando alla dimensione della riflessione sull'azione, che, come vi dicevo prima, sull'azione pratica, noi gesuiti, per formare i politici in molte parti del mondo, gli chiediamo di fare dei servizi ai poveri molto concreti, per mesi, perché loro, senza grandi programmi o senza grandi idee, capiscano qual è il problema vero dalla parte della risposta che la politica ha bisogno di dare ai problemi veri. Ora, ritornare a questa dimensione che anche il mondo cattolico ha perduto, sta perdendo, che è quella di aver formato generazioni come la mia a servizi concreti, agli anziani, alle persone che avevano appunto magari problemi fisici o psichici, sta facendo perdere quel quid che formava le coscienze a dire: ma lì c'è qualcosa di profondo nel mio toccare l'altro, nel mio essere prossimo. Perché, guardate, io sono certo di una cosa, vedete quell'arco che vi ho messo lì? Che la forza della parola dipende dalla forza della vita spirituale che noi viviamo. Io sono certo che quando ascolto, perché lo verifico, che quando ascolto due giornalisti o due comunicatori che dicono la stessa cosa perché l'agenzia ha battuto quella notizia lì durante il giorno, la notizia arriva in maniera diversa al cuore delle persone perché una rispetto all'altra ha una vita spirituale dove la parola ha una forza così, così grande, così invasiva, in senso buono, che entra e tocca. L'altro no, semplicemente no, sono parole che vengono dette, uguale, ma che non toccano. Allora capite perché noi dobbiamo essere credibili e coerenti. Allora, credibili non perché ci fondiamo sulla forza dell'essere creduti o dell'essere osannati, perché la comunicazione oggi pensa a questo, i grandi giornalisti pensano a questo. Se io sono osannato, ho tanta audience, allora sono credibile, ma no. La forza della credibilità si fonda sulla non falsificabilità. Cioè, quando la mia testimonianza e la mia parola coincidono. E quindi ho forza spirituale nel poter dire la parola che io lancio. Altrimenti io non sono credibile. E quindi è bene parlare meno quando io non sono credibile. Perché? Perché se io vengo falsificato divento incredibile.
E anche quando una narrazione politica o una narrazione comunicativa lancia bombe che poi non vengono più diciamo attese, diciamo così, lanciano attese che non vengono poi diciamo così incarnate e sviluppate, ma lì secondo me siamo a rischio di c'è un rischio di democrazia, perché la democrazia è proprio in questa dimensione di fedeltà e di fiducia che uno si dà con l'altro, e quindi nello spazio pubblico cedo un po' della mia sovranità nella comunità, io dove do la mia fiducia devo però vedere dei segni poi che me la attendano. C'è stata una lettera che mi ha colpito, del mio provinciale, che per Natale ci ha mandato una lettera in cui ci chiede di comunicare in una certa maniera a noi gesuiti, che in fondo questo Papa, avendo appunto questa formazione di cui, che è pienamente dentro anche lui dice che, il mio provinciale che è un cardiologo, dice che la nostra comunicazione nella vita di comunione comunitaria, di comunicazione, deve basarsi su un triplice livello. Il primo è su quello che facciamo, cioè noi dobbiamo comunicarci tra noi quello che facciamo. Il secondo, quello che pensiamo, che è la radice intenzionale che anima il nostro agire, quindi è la radice che non si vede, no? Però è evidente che c'è, e che magari è mascherata. E poi soprattutto quello che desideriamo, cioè il desiderio come fonte di speranza che ci guida insieme a vivere un progetto comune. E aggiunge, queste sono premesse importanti perché questo accada per un atteggiamento di fiducia tra noi nell'esprimersi e nell'ascoltarci discrezionalmente. Facilmente, dice, la comunione e la comunicazione tra noi viene bloccata dalla sfiducia. Dalla sfiducia tra noi, semplicemente questo, dalla mancanza di riservatezza o dalla tendenza a sparlare. Guardate, è anche tra noi, e lo dice a noi gesuiti, e io questo ve lo metto sul tavolo. Immaginate che cosa. Questo è comune, può essere comune, è un'esperienza su cui noi dobbiamo riflettere per migliorarci. Invece, noi siamo chiamati a vivere tra noi ciò che annunciamo, primo, e proponiamo agli altri, a partire dalle parole fondamentali che costruiscono le comunità, gli uomini e la comunità che è la Chiesa. Grazie, per favore e perdono. Queste sono le tre parole appunto che il Papa ci chiede di dire. Esse ci ricordano che viviamo di misericordia ricevuta e offerta, e non nell'illusione tentativo di essere perfetti in ogni modo. È un primo passo anche questo, anche se non è l'unico, per assumere e superare i conflitti che viviamo tra noi. Adesso vi porto a riflettere nell'ultima parte della mia. Su questo, vedete, su questo ne abbiamo riflettuto. Per noi è fondamentale interpretare e contestualizzare in questo mondo di comunicazione che è cambiato con il tempo della rete in questi ultimi 10 anni. Interpretare che cosa? Le notizie, ed essere che cosa? Ma guardate, la memoria storica di quello che sta capitando, perché noi stiamo perdendo la memoria di quello che noi viviamo. E non solo la politica, ma anche chi narra il mondo della finanza, chi narra la società, si può permettere di dire tutto il contrario di tutto, perché chi lo ascolta si è dimenticato cosa ha detto la settimana prima. E gli unici a tessere in maniera, guardate, semplice, serena, con uno sguardo positivo alla realtà, memoria storica del paese, sono i comunicatori. E perché la stampa cattolica nei territori funziona? Ma perché non solo costruisce la storia dei tessuti, ma perché narra la vita delle persone, che è la tesse, e una settimana dopo l'altra racconta le vite della comunità. La grande stampa questo non lo sta facendo più, non lo sta facendo più. E cambia l'equilibrio rispetto, va bene, ai grandi equilibri, ai grandi giochi, ma questo lo dobbiamo includere perché funziona anche così. Però nell'entrare nello spazio pubblico con la nostra voce, ancora con quasi un milione di quotidiani nella settimana per la stampa cattolica, e molti comunicatori nostri che come lievito lavorano in testate laiche, noi molto possiamo ancora dire, molto possiamo ancora dire, ma dobbiamo fare rete tra noi, e dobbiamo soprattutto avere quelle due, tre
tematiche grandi da portare avanti insieme, che adesso tenterò di dire e di narrarvi. Allora, questo Papa, a mio giudizio, sta rinarrando un'idea che avevamo un po' dimenticato e che però è nel nostro gene, di mondo cattolico, che dall'esperienza della Costituente in poi, almeno fino agli anni 65-70, si è data molto fortemente nel nostro paese. Allora, quella di dare voce agli enti intermedi, che partono dalla famiglia, alle ONG, ai sindacati, laddove appunto riescono a esprimersi, ai partiti, alle organizzazioni, laddove, insomma, per dirlo Salduoni, col nostro linguaggio, l'uomo entra, uomo, quindi solo, e nell'articolazione delle relazioni, nello spazio pubblico della società, esce persona, perché è chiamato ad incontrare gli altri, nella famiglia è chiamato soprattutto a perdonare, a capire che cosa non funziona, a dialogare, e così nel mondo sociale. Voi siete un corpo intermedio, fondamentale per poter custodire e rigenerare la democrazia. Ora, questo Papa che cosa fa? Risveglia la forza agli enti intermedi di dire: ma che società volete? Ma che modello di uomo è in ballo qui? Quali sono i valori su cui ci giochiamo? Perché basta poco per avere una comunicazione che, attraverso un'ipnosi collettiva, ci fa vivere quello che per noi non può funzionare, ma perché è contro la nostra fede, è contro la nostra testimonianza. E siccome la nostra fede è già politica nello spazio pubblico, noi dobbiamo capire come narrarla. E non possiamo giocare più in difesa, per dire no, 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 perché le partite sui singoli temi le perdiamo tutte. Ma dove possiamo vincere? Su una visione invece globale di società. Questo sì. E io sono certo che su quello molti alleati, anche che non credono, proprio perché custodiscono i grandi valori della pace, di una giustizia fatta umana, diciamo, della tutela della vita, della dimensione anche del matrimonio come custodia, di sapere che non è, diciamo così, il matrimonio è prima di tutto un comandamento, prima che una dimensione più affettiva come presentano le riviste tipo Stope, eccetera, dove appunto l'altro viene usato fino al punto in cui serve e poi viene ricambiato come le lavatrici. Allora, capite, se però la società vive questa dimensione è perché ha perso una dimensione antropologica su cui invece è possibile rifondare un impegno. Scrive il Papa: la testimonianza cristiana non si fa con il bombardamento dei messaggi religiosi, questo lo diceva Monsignor Pompili, ma con la volontà di donare se stessi agli altri attraverso la disponibilità a coinvolgersi pazientemente e con rispetto nelle loro domande e nei loro dubbi, nel cammino di ricerca delle verità e del senso dell'esistenza umana. Ma volevo stupirvi, non è questo Papa che lo dice, ma è Benedetto XVI. Guardate con che profondità lui tocca questo tema, guardate con che profondità lo riprende. Allora bisogna dove noi siamo forti, appunto, ritornando ai mondi vitali su cui noi possiamo appunto parlare. C'è poi l'ultima dimensione, che è la narrazione, se avete ancora 2 minuti, di come possiamo rinarrare per noi il grande rapporto per il Papa tra Ecclesia e Agorà. Come ripensare questo rapporto, dato che la cultura, diciamo, laica, se volete, da Tocqueville in poi, un punto anche abbastanza liberale, dice che la democrazia è il potere di un popolo ben informato. Da dove ripartire per noi? Allora, come vi dicevo io, anzitutto dobbiamo ripartire a focalizzare e a narrare che cos'è l'arte del buon governo. E l'arte del buon governo è, per riprendere, questa è una citazione che io faccio spesso, per riprendere alcuni carteggi di Caterina da Siena, è capire che si può governare la città solamente se si riesce minimamente a governare se stessi, a capire che cosa sta succedendo nella complessità dell'umano. Un umano che evolve, un umano che non è più quello degli anni 60, un umano che vive con le articolazioni di oggi, e i problemi, ma anche le gioie di oggi.
Quindi ritorna la riflessione per noi sulla qualità dell'agire, sul cosa e verso dove, piuttosto che chiederci il come, piuttosto che chiederci prima ancora come organizzare. La riflessione ritorna su questo punto. In altre parole, la priorità per la comunicazione ispirata dalla nostra fede oggi non può che riguardare la cura della democrazia in tutte le sue forme, una cura da nutrire con i principi della dottrina sociale della Chiesa, ma anche con i principi costituzionali, come vi dicevo prima, perché questa griglia di principi, orizzontali e verticali, dà la griglia per far passare tutti i problemi. Nel mondo cattolico noi, purtroppo, in questi ultimi 20 anni, ci siamo divisi a decidere quali erano le soluzioni, tutte compatibili tra l'altro, molte di queste, per la dottrina sociale della Chiesa, sulle questioni tecniche. Ma non sono queste su cui noi non dobbiamo dividerci sulla politica, noi dobbiamo dividerci sul pre-politico. È sul pre-politico che noi possiamo offrire luoghi non solo di formazione ma anche di incontro per rigenerare quella che io dico la crisi quasi irreversibile della democrazia rappresentativa. Oggi manca fiducia nel chi ci rappresenta, soprattutto se voi entrate nelle parrocchie, c'è qualche cosa che mina la fiducia. Allora noi come possiamo avere una responsabilità per il paese nel quale viviamo e per la, diciamo così, per la tradizione a cui apparteniamo? Esattamente per questo. Noi dobbiamo riprendere e rilanciare luoghi del pre-politico. Secondo me, io vorrei che mi critichiate, però a me sembra che la percezione che io ho, questo tipo di proposta ci può far rigenerare un certo tipo di disegno propositivo, che non solo rioffrire luoghi, ma individuare anche persone e una formazione che parta anche da un incontro tra varie culture che oggi si pongono molto in maniera appunto più preponderante rispetto alla cultura monotematica cristiana cattolica che abbiamo vissuto fino agli anni 80-90 in questo nostro paese. Non è vero che c'è un'invasione dell'Islam, questo lo scrivo nell'ultimo, perché sono 1 milione di persone molto, tra l'altro, molto divise tra culture religiose islamiche. Ma noi abbiamo una grande urgenza nel parlare con gli ortodossi, che sono quasi 1 milione loro, e con queste chiese, come fare a incontrare loro e come rigenerare quei tipi di principi che poi declinano una forma di incontro fino a regolare la legge delle badanti, del femminicidio, tutti i grandi temi della giustizia, tutti i grandi temi dello ius soli, tutti i grandi temi che abbiamo sul tappeto. Ultima cosa, davvero questa è l'ultima. Per me in rete c'è un grande tema del potere, un grande tema sulla questione che tipo di democrazia noi stiamo narrando. Ci sono 3 tipi di democrazie che non vi ho scritto, ma vi posso consegnare il mio testo e lì ve lo spiego meglio. Ci sono 3 tipi di democrazie in gioco oggi. C'è la democrazia rappresentativa, che è quella che vi ho spiegato e che noi stiamo narrando inseguendola e con un po' di disagio. C'è poi la democrazia liquida, che è soprattutto la democrazia dei grillini, di Grillo soprattutto, che ha un uso molto strumentale della rete e soprattutto in quella dimensione di democrazia emergono le minoranze estremistiche che impongono a maggioranze della rete proposte e visioni. Lì c'è un pericolo perché per me quel tipo di democrazia non accoglie quello che per noi è fondativo, per noi come cultura cattolica, che è quella, la democrazia degli enti, quella che vi spiegavo prima, degli enti intermedi. Quindi per noi la salute delle istituzioni dipende molto dalla salute degli enti intermedi. Noi più che dalla salute delle istituzioni dobbiamo curare la salute degli intermedi, perché poi la proietta, non il contrario. E poi con uno sguardo chiaramente di visione molto europeo, in cui appunto la conoscenza delle lingue e delle altre culture si deve fare anche noi, per noi come Chiesa, prassi. L'altra dimensione invece della democrazia, su cui secondo me abbiamo una grande, grande prateria da cavalcare, è la democrazia, io la chiamo partecipativa, che è quella diretta, la partecipazione diretta, ispirata dall'autonomia sociale della Chiesa. Questo è nostro, questo compito. Ed è bello, guardate anche.
sono riprendere le forme di controllo, le forme di proposta, e chiedere alla politica di rispondere a noi che ci organizziamo su che cosa ci pensiamo. E là noi andiamo a occupare anche quelle posizioni che i territori hanno, dove la politica non riesce più a rispondere ai bisogni delle persone, dove, tra parentesi, creiamo anche tanti posti di lavoro, se noi lo facciamo, in strutture sussidiarie e in strutture snelle e solidali. Credeteci, ma dovete crederci. Quindi bisogna individuare anche questi bisogni e capire come farlo. E guardate, l'ultimo pensiero è la preoccupazione di avere tanti soldini da poter spendere, da investire. Perché i grandi progetti si fanno con le grandi idee, che non costano nulla, tra l'altro, sono gratis. E poi le alleanze arrivano. Ma se noi invece abbiamo budget che non sappiamo come spendere, sono progetti che vivono, nascono e muoiono. Ma dobbiamo avere una visione comune su questo. E io quello che consiglio, non avere mille cose da fare, ma averne almeno 3-4, che è quello che dicevo io. Territori, strutture sussidiarie, offrire luoghi, ripartire dalla formazione. Laddove invece ci sono buone diciamo così, esperienze che già vivono, anche di chiesa, metterle in rete, perché le si possa conoscere e le si possa, tra virgolette, copiare. Vi ho dato poi alla fine una serie di articoletti che io ho scritto su Civiltà Cattolica, questo è un pensiero che potete, diciamo, approfondirlo, e così adesso rimango a disposizione delle vostre domande per magari approfondire e mettere appunto il dito fare degli zoom su quello che vi ho detto. Spero di non essere stato troppo confuso, magari troppo appunto. Vi ringrazio di cuore della vostra attenzione.